Ciao a tutti! Ciao! Benvenuti sulla nostra pagina, noi siamo DNA e ogni mercoledì pubblichiamo una nuova ricetta senza glutine, senza latte, per la dieta dei gruppi sanguigni. Quindi, se non sei iscritto al nostro canale, iscriviti e clicca anche di fianco sulla campanella per non perderti nessuna delle nostre ricette. Nel video di oggi faremo una buonissima ciambella arricchita con ortaggi di stagione. Noi abbiamo scelto quelli che ci piacciono di più e ti consigliamo di fare la stessa cosa. È perfetta anche da servire come antipasto oppure come sostituto del pane. Vediamo come farla? Per realizzare questa ciambella ho tagliato due carote a tocchetti molto piccoli. Poi ho fatto la stessa cosa con un peperone grande. Poi ho tagliato anche una cipolla. Degli spinaci freschi. Poi ho unito la farina di miglio con una bustina di lievito per torte salate. Dopodiché ho incorporato piano piano anche il latte di mandorle, mescolando con una frusta. Ho aggiunto anche dell'olio d'oliva. E ho continuato a mescolare. Poi ho aggiunto 4 uova medie. E ho mescolato molto bene per far amalgamare tutti gli ingredienti. Alla fine ho aggiunto tutti gli ortaggi tagliati prima. Alla fine ho aggiunto del sale. Poi ho versato il composto in uno stampo precedentemente unto e infarinato e ho cotto la ciambella a 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta cotta l'ho fatta raffreddare completamente e poi l'ho capovolta su un piatto. Questa ciambella sarà perfetta per le tue colazioni salate. Quali ortaggi utilizzerai per questa ricetta? Faccelo sapere qui sotto nei commenti e ci vediamo nel prossimo video.